Popolo di Anorlondo, sono io, Gwyn, il Lord del Sole. Oh, scusatemi, ero assorto nei miei pensieri. Sono Sigmire di Katarina e a dirla tutta penso di essermi bloccato qui, con questo dannato muro, o per meglio dire, questo cancello. Quindi me ne sto qui e aspetto che arrivi qualcuno che mi dia una mano. So che anche voi state aspettando qualcosa, ma tranquilli, non manca tanto. Bisogna aspettare ancora un po', e ve lo dice uno che in effetti è qui da parecchio tempo. Quindi, miei cari ragazzuoli, spero di incontrarvi in Dark Souls 2. Ciao ciao! Ciao a tutti ragazzi, io sono Shiva dell'Est e continuerò a insegnarvi le regole del clan in Dark Souls 2. Io sono Peaches, Liena. No, non Liena. Sono Peaches. Ciao. Aspetta, sei forse un chierico? No? Oh, beh. Allora voglio dirti un segreto.
Vedi? Vedi laggiù? Quelle belle lucette? Quelle sono copie di Dark Souls 2! Shh! Zitto però! È un segreto! Le ho trovate io. Sono poche, ma possiamo condividerle, sì! Siamo amici, no? Giusto? Dai, vai a prenderle. Io non ce la farei. Non sono un avventuriero forte e coraggioso come te. Ma tu, sì, tu ce la faresti, dai! Vai a prenderle. Vai lì, affacciati, guarda meglio. Le vedi? Ci vediamo su Dark Souls 2. Salve umani, sono Siaran, la lama del Lord. Sono alla ricerca di un caro amico, partito per un'eroica missione. A quanto pare non sono nel posto giusto al momento giusto, ma so già dove cercare. Spero mi seguirete in Dark Souls 2. Thank you.
Salve a tutti, esseri vuoti. Sono Artorias dell'Abisso. E ci rivedremo in Dark Souls 2. A presto. Sono stanco di lavorare qui, rinchiuso con questi tronchi. E mi è tornata voglia di andare a caccia di draghi. Vediamo un po' se il mio arco funziona ancora. Funziona alla perfezione. E allora basta, abbandono questo posto definitivamente. E io, Gog, il cavaliere, uno dei cavalieri di Lord Gwyn, vado ad affrontare i draghi in Dark Souls 2. Ci vediamo tutti lì, ragazzi. Buona caccia anche a voi. Ciao a tutti, sono Ornstein Ammazzadraghi. È stato un piacere, ci rivediamo su Dark Souls 2. Ah, salve, io sono Soleir di Astora. Ah, il sole è davvero incantevole. Ormai l'unica fonte di luce che risplende e riscalda queste terre corrotte e maledette. Ma io so che c'è altro. Bisogna cercarlo, forse crearlo o forse diventarlo. Ma so che qualcosa c'è. Ed è proprio per questo che io mi rifiuto di gettare la spugna. Cercherò e troverò il mio sole. Ad ogni modo, ho già nuove idee di dove cercare, e spero che molti di voi mi seguiate. Dunque, vi do appuntamento in Dark Souls 2, e mi raccomando, non dimenticatevi di tornare umani. A presto!
popolo di Anorlondo. Sono io, Gwyn, il Lord del Sole. Come avete potuto notare da tempo a questa parte, il nostro potere si sta esaurendo. La luce del sole non ha la stessa intensità dell'anno scorso, e l'anno scorso non l'aveva rispetto a quella dell'anno ancora prima. Ho fondato io questo impero, l'ho visto prosperare. L'affluenza di persone ha fatto sì che questa città arrivasse ad occupare l'intera ampiezza del colle sul quale giace. Eppure guardate ora, ancor meno della metà della città è abitata, l'esercito è allo stremo, le armate si sono disperse e non abbiamo la forza per contrastare i nascituri demoni. Né tantomeno per contrastare gli umani, nemici di loro stessi che distruggeranno ogni cosa, portando il mondo all'amorfismo che regnava prima che la volontà e l'intelligenza smuovessero le cose. Prima che noi smuovessimo le cose. Impedite in ogni modo che questo accada. Il mondo ha ancora molto da vivere. La luce di questa fiamma sarà solo momentanea e mai il mondo tornerà alla sua origine. Per cui il mio messaggio va ai posteri, perché possano un giorno sostituirmi e far emozionare tutte queste anime oscure. Sono Sigmayer di Katarina e a dirla tutta penso di essermi bloccato qui. Io sono Shiva dell'Est. Io sono Peaches, Liena. No, non Liena. Sono Siaran, la lama dell'Orc. Sono Artorias dell'Abyss. E io sono Ornstein Ammazzadraghi. Io sono Soleir di Astora. Sono io, Gwyn, il Lord del Sole. Quindi grazie Dark Souls. In un mondo dove ormai i videogiochi erano diventati veri e propri film interattivi, tu sei stata la luce, o per meglio dire, l'oscurità.